Guardi, c'è stato un problema con un pacco che mi hanno detto di chiamare qui e di digitare questi quanti numeri perché a me doveva arrivare a Roma, però me lo segna che è stato consegnato a Faenza. Persona che mi doveva mandare il pacco, che tra l'altro non è una persona, è una fabbrica, e mi hanno mandato appunto tutto quello che mi dovevano mandare insieme al codice quando hanno spedito tutto quanto ed è intestato a casa mia. A casa mia, tutto mandato a casa mia, però è stato consegnato a Faenza. Allora, il codice della spedizione. Cioè, io sono un personaggio pubblico, cioè quella è una cosa stata fatta apposta per me, capito? Non è una questione che rimborso o non rimborso, era proprio una cosa mia molto personale, è edizione limitata. È questo il problema. Cioè, dico, come ha fatto a finire a Ravenna quando non c'era assolutamente nessun tipo di interesse da mandarlo da un'altra parte, se non a me, anche perché io devo fare appunto pubblicità a questa cosa. Insomma, mi hanno rubato il pacco così, mi hanno rubato. È questo? Appunto, io penso che sia stata una cosa pilotata che magari è stata aperta in Lucana. È successa una cosa strana, perché quello là stiamo parlando di un contenuto molto speciale che non ha nessuno, a parte io che sono appunto un personaggio pubblico, quindi secondo me è stato fatto proprio un furto, cioè un furto vero e proprio che è stato cambiato l'indirizzo di questo pacco, è questo il punto. Farmi rispedire le cose, che devo fare? Qualcuno ci ha guadagnato e via.